What a tutti ciurma e benvenuti da Jagreen in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa Freddy ragazzi si era lanciato tipo ad un inseguimento disperato del proprio nemico. Stiamo impersonando Emil e dobbiamo andare ad affrontare quella che sembrerebbe essere ragazzi una sorta di boss battle. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Eccoci qua infatti ragazzi. Voilà. Dov'è Genio? Che ne avete fatto? Eccolo là, il mio fedele compagno. Amore, stai attento. Ok, eravamo arrivati qua l'altra volta e dobbiamo vedere cosa fare effettivamente. Oh merda. Ammazza. Allora, dobbiamo stare attenti ragazzi, perché, oh merda, dobbiamo capire come sfruttare questi, insomma, come cavolo si possono chiamare? Questi aggeggi, questi affari, non lo so. Proviamo a tirarlo ancora più su. Più su di così non ci va. Ok, oddio, stavo per esplodere malissimo. Ma che sto facendo? Allora, più su di così non può andare, vero? Sembrerebbe di no. Oh! Minchia, è la tua fine, amico. In tre semplici mosse ti abbiamo sbaragliato. Sì, chiama. Ecco, lo tirano via, ovviamente, quindi è riuscito a sfuggirci un'altra volta. Chissà mai se Freddy, eccolo qua, riuscirà ad acchiapparlo in qualche modo. Vediamo un po' che cosa ci tocca fare. Oh merda, piccolino il dirigibilino, Sì, certo, sto capendo tutto quello che mi dici. Allora, ragazzi, dobbiamo vedere cosa fare. Mi piace, bombarda. Oh, ah, ok, perfetto. Come potete vedere, immagino che dobbiamo colpire questi cosi. Boom, un'eliche è andata, amico. Per cui vedi di tirare soltanto bombe che esplodono. Brutto demente. Eccola qua, vedi? Non l'ha attivata, lo scemo. Ah! No! Dimmi che esplode lo stesso, ti prego. No, come non detto. Va bene, aspetteremo la prossima bomba allora. Va bene, eccola qua. Devo cercare di mirare meglio, ragazzi. Bam! Ecco fatto. Suppongo che poi dovremmo colpire i motori o ste cose qua. Non so se sono motori o che cosa sono. Probabilmente lo sono. Proviamo. Ecco, no. Ah, forse devo farlo. Ok, la devo lanciare sopra, incastrarla sopra, ragazzi. Stiamo attenti perché sto pezzo di merda è capace di farci saltare in aria in mille pezzi. Ecco qua. No, che palle. Come ondeggia, ho mancato alla grandissima. Vabbè. Ecco, grazie amico. Cerchiamo di non toppare anche stavolta. Ok, questo dovrebbe essere andato a buon fine. Tra un po' lo vedremo esplodere. Perfetto. Stai andando a fuoco, stronzo. Te manca poco ormai, eh. Cerchiamo di fare in fretta perché mi sa che ha velocizzato i propri, ok, i propri lanci. Adesso pure dovremmo esserci. Aha! Carl! E quel signore è il padre di Anna, ragazzi. Ecco, se la dà a gambe un'altra volta. Oddio, no. Oddio, ma ci sono anche loro là sopra, è vero? Oh! Jenny è con Anna. Oddio! No, raga, oddio, ma perché mo deve succedere pure a loro qualcosa? Ma che cazzo? Ok. La terra squassata, stiamo iniziando il capitolo 2. E io mi chiedo cosa ne sarà stato dei nostri amici. Qua siamo a Parigi. Ah, 9 mesi prima però. Ok. Anna studiava per diventare veterinaria prima dello scoppio della guerra. I tedeschi erano a 30 chilometri da Parigi quando ricevette una lettera del padre. Era in buona salute, ma le implorava di non tornare in Belgio fino alla fine della guerra. Ok.
Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Dove la porti quella chiave? Piccione grassone, ridammi quella cavolo di chiave! E vola via lo stronzo. Vabbè, immagino di doverlo colpire in qualche modo, anche se la cosa non dovrebbe essere fra, insomma, le azioni di una veterinaria, effettivamente. Però mi ha rubato la chiave. Vediamo un po' che cosa possiamo trovare. Questo che cos'è? Un portagioie? No, calamaio, perfetto, ok. Le penne a sfera si diffusero solo a partire dagli anni 50. Ah, minchia, pensavo fosse un po' più vecchia come cosa, invece... Solo dagli anni 50. Mi dispiace, amico, ma te devo proprio colpire. Scusa, scusa, questo non... un veterinario non lo dovrebbe... Non lo dovrebbe fare. Ah, allora devo colpirlo quando è giusto sopra al mio balcone, probabilmente. Ma te pare? Come faccio? Oh, che culo! Però lì c'è pure un orologio. Quindi, visto che è un collezionabile, proviamo a colpirli, ragazzi. Vediamo un po' che succede. Ok, è andato giù. Suppongo che potrò raccoglierlo una volta scesi. Ecco fatto. Voilà. Ciao, piccola. Che sta succedendo? Allora, qua c'è una lettera. Lettera di un civile belga a Parigi. Cari genitori, abbiamo lasciato il paese prima dell'avanzata tedesca e ci siamo rifugiati con i bambini in Francia. Purtroppo i nemici avanzano in direzione di Parigi e siamo ormai sotto assedio. Se la città cadrà, faremo ritorno a Liegi. La vostra adorata figlia, Mathilde. Oh. Quando le persone potevano vivere ancora spensierate, ragazzi, prima dello scoppio della guerra. Taxi... verso la Marna, taxi parigini sotto sequestro. What? Che dice? I tedeschi alle porte. Ah, a nord, buona parte del Belgio era già sotto occupazione tedesca, ok. I taxi diretti sulla Marna. Il generale Gallieni requisì 630 taxi parigini per collocare rapidamente le truppe sulla Marna. Anche se il numero di soldati trasportati in taxi fu esiguo, 4.000 uomini, pari al 3% delle truppe inviate in battaglia, l'impatto sull'opinione pubblica fu enorme. L'episodio assunse a simbolo della solidarietà nazionale, il contrattacco sulla Marna salvò Parigi dall'occupazione tedesca. Ma pensate un po', ragazzi, dai, è bello leggere questi fatti storici. Io non la sapevo sta cosa qua dei taxi requisiti per portare le truppe. Che figata! Dai, spettacolo. Allora, serve un oggetto triangolare? Qua manca una ruota, ok. Qua al tipo è caduta questa, che però ha forma di X, per cui, vabbè, la ruota ci serve e la lasceremo qua. Perfetto. E poi, ok, oggetto quadrato, qua non abbiamo niente. Vediamo un po' cosa mi è sfuggito un po' dietro, magari, perché... a volte, ragazzi, mi sfuggono... Ah! Mi avete perse tutte ste chiavi qua, ragazzi! Va bene, allora, questa la possiamo usare qua. Questa è poco ma sicuro. Però io vorrei trovare anche quella triangolare, se riesco. Magari si può usare questa, ragazzi, vedete? Infatti. Voilà! Ok, a cosa è servito fare questo? Non lo so, però vabbè, immagino per salire qua. Sulla macchina... Ah, manca dell'acqua, ok, perfetto. Allora ci serve un contenitore per raccogliere l'acqua lì dall'idrante. Oh, povera bimba, cos'ha che non va? Che è successo? Ci pensa Anna? Che è successo, amore? Che è successo? Dillo a me. Ah! Ok. Sembra la meccanica di Man of Medan, ragazzi. Vedete? Sì, è proprio uguale. Ops, minchia, sto sbagliando tutto. Amore, va bene? Adesso ti senti meglio? Cara signora, mi darebbe la sua bottiglia di vetro? Che ce l'aveva appesa al nulla, però. Me la prendo io, ok? Mi serve, grazie, arrivederci. È stato un piacere collaborare con voi. Perfetto. Adesso, ragazzi, sì, possiamo riempirla d'acqua. Ecco fatto. E mettere a posto questa bellissima macchina. Voilà. Però la musica è fantastica, ragazzi, dai. Si va.
Wow, ok, dobbiamo stare attenti, vero? Ah, il traffico! Oh, oh! Ma dai, che figata, ragazzi, queste sezioni sono fantastiche! Wow! Oddio, che spettacolo! Queste cose con le macchine... Ah! Sono fantastiche! Oddio! Aiuto! Ah! Oddio! Vada via, signore! È fantastico tutto ciò, ragazzi, ve lo giuro! Wow! Oh! Signore! Che bello. Ma vedete che mi è stato a venire addosso. Aiuto. Aiuto. Di nuovo. Dopo un po' di tranquillità. Aiuto. Aiuto. Ragazzi, reggetevi. Minchia. Oddio. Non riesco a smettere di sorridere, ragazzi. È tutto così fantastico. È bellissimo. Aiuto. Che figata. 7 settembre 1914. Okay. I taxi viaggiarono tutta la notte e Anna era entusiasta di aiutare i soldati a raggiungere il fronte. Una volta giunta a destinazione, Anna si trovò davanti agli occhi la terribile verità. E certo. Non si può proferire parola, ragazzi, su tutto ciò. Ti aiuto io. Stai bene, amico? No, ti posso curare? No. Ok, dobbiamo stare attenti. Ok, cambiano addirittura i tasti. Ok. Perfetto. Tac. Dai, che bella pure sta cosa, ragazzi. Cioè, ci fanno vedere tutto ciò anche da un altro punto di vista, capite? Trascorsero 7 mesi, nei quali Anna, spinta dalla compassione, si dedicò anima e corpo a curare i feriti e gli ammalati. Ogni vita salvata era una piccola vittoria contro la guerra. Il conflitto, tuttavia, continuava a imperversare. Che brutta cosa, ragazzi. 22 aprile, era il 7 settembre, quindi sì, sono passati tanti mesi. Scutelo! C'è tanta gente che ha bisogno del nostro aiuto, ragazzi, andiamo. Nuovo diario sbloccato, che ovviamente sarà quello di Anna. Qui la situazione è terribile. Ieri ero nel mio grazioso appartamento e ora mi trovo all'inferno. Ci sono tanti morti, così tante giovani vite spezzate. Ho salvato un soldato stamattina, ma ce ne sono così tanti bisognosi di cure. Domani proverò ad avvicinarmi al fronte per soccorrere i feriti. Anche queste persone, ragazzi, persone come Anna, veramente hanno fatto tantissimo in periodi così terribili. I primi 3 mesi di guerra furono segnati da un numero sconvolgente di perdite. Il 22 agosto del 1914 fu in assoluto il giorno più sanguinoso del conflitto. In generale, il numero dei feriti andò ben oltre le previsioni, mettendo a dura prova l'organizzazione del servizio sanitario degli eserciti. Ecco qua, le infermiere furono gli angeli della Grande Guerra, in massima parte volontarie,
reclutate dalla Croce Rossa, quindi ragazze erano volontarie, erano supportate da un esercito di ambulanze statunitensi che facevano la spola tra la prima linea e le retrovie. Le infermiere accudivano e confortavano i feriti, svolgendo il ruolo di madri e confidenti. Elogiate nel ricordo dei soldati, erano spesso le uniche compagne nel momento del trapasso. La maggioranza di loro fu smobilitata al termine delle ostilità. Queste sono cose che si devono sapere, che si devono leggere e sapere, ragazzi, davvero. Oh, a cosa servirà mai? Penso di sapere a cosa serve. Ovviamente un po' di disinfettante. E poi, oddio. Purtroppo, ragazzi, così era. All'epoca mica esistevano i mezzi di adesso. Quindi quando, ragazzi, c'erano degli arti da amputare, si usava la sega, ovviamente, magari. Grazie, amico, grazie a te. Non c'erano le anestesie di oggi. Magari qualcuno poteva anche morire per il dolore, ragazzi. Guardate quante cose, ragazzi, si inventavano. I calzini immersi nel sego raffinato, poi trattati con la formaldeide, erano molto efficaci nella prevenzione del freddo, del congelamento e delle infezioni. O almeno questo era ciò che veniva detto alla gente. Allora, qua mi servirà dell'acqua, mi servirà un contenitore, qualcosa. Fatto sta che qui non abbiamo più niente, per cui dobbiamo andare a cercare qualcosa qua fuori. Ovviamente la gente ha anche sete, per cui ti porterò presto dell'acqua, amico, puoi starne certo. Mettiamo la bottiglia vuota qua sotto e dobbiamo andare fuori. Dobbiamo andare fuori ad azionare la leva, sempre che si possa. Vediamo. Ok, sì, perfetto. Azioniamo la leva. Ecco fatto. Dopodiché qualcuno aveva bisogno di una stampella anche, ragazzi, e quella sciarpa suppongo ci servirà a qualcosa. Qua c'è un oggetto, manuale infermieristico. Vedete, ragazzi, lo sforzo bellico richiese un ampliamento del personale medico, ma le infermiere scarseggiavano. Per questo motivo furono stampati appositi manuali da distribuire alle volontarie, quindi ovviamente per, diciamo, istruire in qualche modo le volontarie, che magari probabilmente non erano infermiere vere e proprie, capite? Quindi si prestava chiunque, qualunque donna magari si prestava, e quindi non per forza tutte erano esperte, quindi vedete un po'. Ok, portiamo l'acqua a questo povero amico. Ecco qua. Niente, amico, niente. Ok, qua dietro c'è qualcosa. Gavetta perforata. Entrambi i pezzi di questa gavetta sono stati perforati, il che dimostra che hanno salvato la vita a un soldato. La gavetta veniva portata all'altezza dei reni e in qualche caso poteva rallentare o fermare schegge che altrimenti avrebbero raggiunto il corpo. Le gavette venivano annerite con il fumo per evitare che scintillassero al sole, rendendo il loro proprietario un facile bersaglio. Io vi ripeto, ragazzi, che sono così contenta di aver scelto di portare questo gioco, perché amico, quest'altro tizio purtroppo ha bisogno di una stampella. Vi dicevo, sono così contenta di aver portato questo gioco, ragazzi, perché insegna veramente tanto. Mia adorata figlia, ci facciamo strada nella campagna francese, anche se preferirei essere lì con te piuttosto che qui a uccidere persone. Ti penso sempre, tuo padre. Quante cose terribili, ragazzi. Veramente a volte io rimango pure senza parole, non so cosa dire. Vediamo se possiamo trovare qualche oggetto che ci possa dare una mano. Questo amico ha bisogno di una fasciatura. Possiamo aiutarlo, Anna? No, abbiamo bisogno di qualcosa. Ok, questa possiamo portarla all'altro amico più in fondo, che magari ci darà qualche oggetto che ci può essere utile. Come potete vedere, ragazzi, la richiesta di aiuto è costante e proviene da ogni dove. Ecco qua, amico.
Prenderò questa, va bene? No, non mi serve di certo qua. Dove diavolo è che mi può essere utile? Magari ancora più avanti? Vediamo un po'. Ok, qua c'è qualcosa. Pettine da pidocchi. Negli ari i soldati scrivono spesso la cronaca della loro personale guerra contro pidocchi e ratti nelle trincee. A parte le polveri apposite, l'unico modo per combattere i pidocchi era utilizzare un pettine di metallo a denti fini. In genere i soldati che tornavano dal fronte venivano lavati con acqua bollente, i loro abiti disinfettati o sostituiti. Purtroppo è vero, ragazzi. Le ferite non erano gli unici problemi. Parliamo anche delle malattie, ragazzi, non ce ne scordiamo. Dei parassiti, delle mosche, dei cadaveri, insomma. Erano non pochi problemi. Ah, qua c'è un altro oggetto, tra l'altro, che mi ero persa. Schegge di shrapnel. Erano proiettili cavi riempiti di palline di piombo, scagliando ovunque schegge che penetravano nei corpi dei soldati. Veramente terribile. Più indietro di così, ragazzi, non posso andare. Io mi sto ancora chiedendo questa cavolo di pala, che cavolo serve. Non so se potrà essere utile a quest'uomo come stampella, diciamo così. Ok. Ma le bende per questo poveraccio invece dove le trovo? Ah, mi serve quella sciarpa, ragazzi, sì. Ma come cavolo l'abbatto l'albero? Mi servirà la sega. Ma la sega non so se era più utilizzabile. Ah, eccola qua. Invece sì, è utilizzabile, perfetto. Meno male mi sono fatta arrivare un attimo la lampadina, perché se no stavo qua 3 ore. Ecco qua, perfetto Anna, adesso sì. Tac. Ecco qua. Perfetto. Questa sciarpa ci servirà per fasciare il povero braccio rotto di quest'uomo. Anche perché, ragazzi, cioè questo è pure ci fa pure capire che comunque non era facile magari gestire tutte le situazioni, perché a volte potevano anche restare senza oggetti medici, quindi dovevano arrangiarsi con quello che trovavano, come in questo caso per esempio una sciarpa come fasciatura. Ecco qua, amico, ci sono. Ok, stiamo attenti, ragazzi. Ecco perché già ho fatto male la prima cosa. Sono proprio una testa di rapa. Che va veloce, eh? E che cavolo, minchia che tempismo di merda che ho. E dai. Ok, che a volte ho troppa fretta. Ecco fatto. E la sciarpa? Che perché cosa l'ha usata la sciarpa? Vabbè, diciamo di sì. Allora, qui c'è qualcun altro che ha bisogno di aiuto. Arrivo. Eccomi qua, amico. Ammazza. Non ti preoccupare, amico. Ci penso io a curarti, va bene? Tieni duro, non preoccuparti che presto finirà tutto. Ok, aveva un proiettile conficcato. Da notare, ragazzi, come la benda su cui scorrono questi segni va piano piano, sulla benda va piano piano svanendo il sangue. Gli ufficiali francesi parlavano del Belgio. Okay. L'esercito tedesco avrebbe presto sperimentato una nuova arma vicino a Ypres, la città natale di Anna. Oddio. Papà! Anna si mise in viaggio per avvertire il padre del pericolo imminente. Giunta alle porte della città, Anna fu accolta dalle urla delle sirene. Il gas letale si stava già diffondendo. Che brutta cosa, ragazzi.
Che brutta cosa. Poi, tra l'altro, le armi chimiche, secondo me, sono le cose più subdole e schifose che l'essere umano abbia potuto inventarsi, oltre a tutti i tipi di armi esistenti. Vabbè, che dire, ragazzi, ho trovato questo livello di oggi veramente molto molto interessante, anche molto istruttivo. Tra l'altro, come vi stavo dicendo poc'anzi, ragazzi, vi ripeto che sono veramente molto molto contenta di aver scelto di portare questo gioco, di mostrarlo anche a voi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E obbedosce a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!